Che partita, ragazzi! Complimenti al Napoli! Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo qui tornati per fare il post partita riguardante Napoli, Shakhtar Donetsk, ma soprattutto anche delle altre partite che si sono giocate questa sera alle ore 20:45 e anche delle 18. Ragazzi, che dire, stavo qua mettendomi qua a registrare, stavo preparando, sento Pierluigi Pardo che urla dal salone e mi dice: Rete incredibile, vado a vedere terzo gol, veramente bellissimo. La parata del portiere che è stata sfortunata, alla fine Dries Mertens la mette di testa, veramente stava a 1 centimetro dalla porta. Non fa che all'83esimo metterla di testa e segnare. Veramente, ragazzi, questo terzo gol è stato anche un po' fortunato perché il portiere alla fine l'aveva parata, ha fatto una parata incredibile. Ovviamente Mertens, da bravo giocatore, si fa trovare pronto davanti alla porta e da 1 centimetro la mette dentro. Che dire, il primo gol di Lorenzo Insigne. Che magia di Lorenzo Insigne. Non dicono, non c'è niente, ok. Quindi stavo dicendo, ragazzi, magia di Lorenzo Insigne, veramente fantastica. Tiro a giro di destro, se non sbaglio, di destro. Veramente fa tanti rimpianti per quanto riguarda la nazionale. Cioè, ragazzi, veramente rimpianti incredibili. Cioè, non lo so, vedendo sta partita veramente mi viene un infarto al cuore vedendo cosa sta facendo Insigne e cosa abbiamo perso noi nella nazionale, perché adesso potevamo stare al mondiale grazie a lui e grazie a altri giocatori ma non grazie all'allenatore. Però non stiamo parlando della nazionale, abbiamo chiuso. Quindi, che dire, super gol di Lorenzo Insigne al 56esimo, che poi esce ed è entrato Allan. E all'89esimo, veramente un gran gol di Zielinski che si fa procurare, si fa perdonare, scusate, dal gol mangiato, perché comunque è stato mangiato un gol dopo un errore veramente madornale da un difensore dello Shakhtar. E cambia, praticamente la doveva mettere solo col destro un attimo e sbaglia, la manda sulla traversa, quindi clamoroso. Però comunque si fa perdonare perché all'81esimo segna Zielinski con assist di Dries Mertens, veramente un no look fantastico di Dries Mertens, la mette dentro Zielinski e si fa perdonare e poi arriva il 3-0, come ho detto prima, di Dries Mertens da 1 centimetro, la mette dentro di testa. Ragazzi, che dire, veramente complimenti alla squadra di Maurizio Sarri, si fa dimostrare anche in questa partita veramente molto una squadra che può competere per la Champions League, perché se noi vediamo il Napoli in Europa League veramente è strano, perché vedere il Napoli in Europa League è veramente strano e merita di stare in Champions, l'ha dimostrato in questa partita e quindi veramente vivaci complimenti. E ragazzi, questa vittoria è molto molto importante per il girone di Champions perché va a influire molto sullo scontro diretto che ha avuto in Ucraina, perché ha perso il Napoli 2-1 e soprattutto bastava anche un vantaggio sull'1-0, ma con il 3-0 ha veramente sovrastato. Comunque, ragazzi, se cambia risultato adesso, perché io sono all'87esimo, se dovrebbe cambiare risultato su 4-0 o 3-1, non cambia alla fine niente. Ho detto sempre la mia, rimane questa qua. Il Napoli è una squadra che compete per la Champions League, l'Europa League non la deve neanche vedere. Quindi, ragazzi, che dire, per quanto riguarda invece il girone del Napoli, ovvero il girone F, c'è stata la partita questa sera a Manchester City, Feyenoord, nessun gol, nessuna azione, perché non l'ho vista, comunque mi sono concentrato solo sulla partita del Napoli. Il Manchester City fermato all'Etihad Stadium dal Feyenoord, il Feyenoord che non aveva fatto nemmeno un punto in Champions League, lo fa con il Manchester City, clamoroso. Guardiola non sarà molto contento della prestazione perché, cioè, tu c'hai dei fenomeni squadra e non puoi permetterti di pareggiare una squadra contro una squadra che non ha fatto neanche un punto in Champions. Quindi, che dire, complimenti al Napoli. Finisce prendete la classifica, ragazzi, scusate un attimo, ma la classifica del Napoli, se sto vedendo bene, adesso è esattamente, qua sicuramente si sbagliano perché dicono che prima è Manchester City a 12, secondo lo Shakhtar a 9, mentre il terzo è il Napoli a 3 e il 4 è il Feyenoord, ma sicuramente non è così perché è sbagliato. Quindi, ragazzi, adesso vado un attimo a vedere qua. E ci vediamo quando come vedo la classifica. Bene, ragazzi, ho solo trovato che dicono qua che il City ha 12 punti, lo Shakhtar ha 9, ma sicuramente devono aggiornare, sicuramente devono aggiornare. Però comunque, ragazzi, ripeto, il Napoli è ancora in corso per la Champions League e mi raccomando, Napoli, vai avanti perché meriti, meriti veramente tantissimo. Per quanto riguarda invece, ragazzi, le altre partite che si sono giocate questa sera, ripeto, veramente un clamoroso perché ho visto che, scusate intanto, il Manchester City proprio al 90esimo ha fatto un gol 1-0, quindi praticamente ho detto niente, neanche un punto per il Feyenoord. Comunque stavo dicendo, il Monaco clamorosamente a Monte Carlo perde 4-1 contro il Red Bull Lipsia, veramente il Monaco quest'anno è andato a zero.
Per la PoEL invece non c'è pace perché vince il Real Madrid 6-0, 6-0, e il Borussia Dortmund clamorosamente esce dalla Champions League perché sta perdendo e ha perso sicuramente 2-1 contro il Tottenham, perché stava comunque prendendo già all'inizio della partita il pallino del gioco, ma poi ovviamente cadono come tutte le squadre che all'inizio si credono questo qua, ma poi alla fine cade in casa. E secondo me, ragazzi, sarà la rottura definitiva tra Aubameyang e il Borussia Dortmund. Però voglio fare un video a parte, dove vi spiegherò tutto bene su Pierre-Emerick Aubameyang. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa pensate qui sotto nei commenti del Napoli che vince 3-0, mamma mia, veramente un gol stupendo di Lorenzo Insigne. Noi ci becchiamo domani con i pronostici delle partite di mercoledì della Champions League. Vi susciamo gli spagnoli domani, noi ci vediamo in un prossimo video e dai Napoli, ciao!